Questo programma è offerto da Monreale, anziano accusa un malore e muore in farmacia. Palermo, svelato il nuovo volto di Messina Denaro. Autostrada Messina-Catania, chi sbanda e perde mattoni per strada. Aci Sant'Antonio, giovane rompe il naso alla madre. Monreale, anziano accusa un malore e muore in farmacia. Un anziano di 76 anni è morto ieri mattina dentro la farmacia Pedone di via Pietro Novelli. L'uomo, Pietro Lo Iacono Corsini, aveva accusato un malore poco prima. Purtroppo, all'arrivo dei sanitari del 118, l'uomo era già deceduto. L'anziano, ex docente, dopo aver accusato il malore, si era recato presso la farmacia per misurarsi la pressione. Poco dopo, però, è crollato a terra e da quel momento ogni azione è stata vana. Il corpo è stato consegnato ai familiari. Gela, 13enne, si impicca dopo rimprovero del padre. Avrebbe compiuto 14 anni il prossimo giugno e invece ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nell'armadio della sua stanzetta. Questa è la triste vicenda di una ragazzina di 13 anni che avrebbe compiuto l'estremo gesto in seguito ad un rimprovero da parte del padre, che poi ha fatto l'amara scoperta. La ragazzina avrebbe lasciato due biglietti, uno di scuse per i genitori e un altro con su scritto «Siete contenti? Avete visto?». I carabinieri stanno ora indagando per scoprire a chi fosse indirizzato quest'ultimo messaggio. In più, sono stati sequestrati il PC e il telefonino della ragazza. Palermo, svelato il nuovo volto di Messina Denaro. Grazie alle parole di un confidente, il GICO della Guardia di Finanza è riuscito a ricostruire un nuovo volto per il super latitante dal 93, Matteo Messina Denaro. L'immagine è stata diffusa a tutte le forze dell'ordine, da 21 anni ormai sulle tracce dell'ultimo grande boss. Unica novità rispetto alle ricostruzioni del passato, l'assenza delle grosse lenti, che per anni hanno caratterizzato l'immagine del boss. Messina Denaro apparirebbe oggi con una stempiatura alta, appesantito e con i capelli scuri, nonostante i 52 anni d'età. Palermo, mafia, prorogato 41 bis a Provenzano. Il ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha deciso di prorogare il carcere duro a Bernardo Provenzano. La procura di Palermo, interpellata sul caso, aveva dato parere negativo alla proroga per via delle condizioni di salute del padrino corleonese. Il provvedimento che impone il 41 bis va rinnovato ogni due anni, quello del boss scade oggi e subito la DNA si è espressa a favore della pena. Indignazione da parte dei figli del boss, che ritengono che il carcere duro sia una punizione anche per la famiglia. Palermo, volo Ryanair arriva con 5 ore di ritardo. Il volo della compagnia Ryanair, l'FR 4050 Roma-Palermo, con 180 passeggeri a bordo, che avrebbe dovuto partire da Fiumicino alle ore 21.50 per arrivare nel capoluogo siciliano un'ora dopo, è arrivato a destinazione dopo le 3.30 del mattino, con circa 5 ore di ritardo. Il motivo del grosso ritardo non è ancora molto chiaro. Sul sito della compagnia il volo risultava già partito e arrivato in orario a destinazione, ma in realtà i passeggeri, bambini compresi, sono rimasti a Fiumicino in attesa di sapere il loro destino. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze con preparazione.
preparati varie di carne. Todis, contrada Filaccina a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il Vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Bagheria, rimandata gara per l'illuminazione pubblica. La gara di manutenzione per la pubblica illuminazione è stata rinviata al 31 marzo 2014. La dirigente del settore 2, Laura Picciurro, comunica che, a causa di superiori impegni istituzionali, la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, anno 2014 fissata per oggi, 28/3/2014, si svolgerà invece lunedì 31/3/2014, dalle ore 10, presso i locali del settore di Piazza Indipendenza. Potranno partecipare tutte le imprese che vorranno presentare un'offerta per aggiudicarsi la gara. Autostrada Messina-Catania, TIR sbanda e perde i mattoni per strada. Bizzarro incidente avvenuto nelle scorse ore sull'autostrada che collega Messina e Catania. Infatti, un autotrasportatore ha perso il controllo del suo TIR ed ha rovesciato quasi tutto il suo carico per la strada. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, solo un grande spavento e qualche disagio per la circolazione. La polizia stradale indaga sull'accaduto, infatti non sono state ancora accertate le cause dello sbando del mezzo. 22esima edizione delle giornate FAI di primavera. Hanno preso parte avvocato Giovanni Giallombardo, l'assessore alla cultura del comune di Ficarazzi e il vice sindaco Federico Africano alla 22esima edizione delle giornate FAI che si sono svolte sabato 22 e domenica 23 marzo 2014 a Bagheria, con l'apertura al pubblico delle ville settecentesche per le quali la cittadina è conosciuta. Al FAI di primavera l'assessore Giallombardo e il vice sindaco Africano sono stati accompagnati da 18 alunni delle classi terze del circolo didattico statale FP Tesauro, i quali hanno contribuito a valorizzare le presenze artistiche e culturali del territorio di Bagheria, di cui la stessa amministrazione martorana ha inteso riconoscere la sua rinomanza di città delle ville, proprio attraverso la sua presenza e quella dell'Istituto Centenario Ficarazzese. In particolare, gli alunni, in veste di apprendisti ciceroni, hanno guidato gruppi di visitatori tra le varie ville. Sicilia, da oggi è ufficiale l'addio alle province. Da adesso in avanti in Sicilia nascono i liberi consorzi comunali, aggregazioni di enti locali che dovranno contare un numero minimo di abitanti pari a 180.000. La legge che riforma le province è stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale. I comuni adesso hanno 6 mesi per decidere se far parte di un altro consorzio. Le sedi di questi enti rimarranno le stesse delle province, al momento saranno retti da commissari, ma dopo tutti gli assestamenti di rito si andrà alla nomina dei rispettivi presidenti e giunte. Mentre a Palermo, Messina e Catania nasceranno le città metropolitane che includono i comuni del comprensorio. A governarle saranno la conferenza metropolitana composta dai sindaci dell'area, il sindaco metropolitano e la giunta metropolitana, tutti organismi non eletti direttamente dai cittadini. Questa riforma prevederà, a detta del presidente Crocetta, un risparmio di oltre 50 milioni di euro. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il Vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Aci Sant'Antonio, giovane rompe il naso alla madre. Un 21enne di Aci Sant'Antonio, nel tardo pomeriggio di ieri, ha colpito violentemente al volto la madre, spaccandole il setto nasale. Il motivo dell'aggressione sarebbe stata la mancata concessione da parte della madre al figlio delle chiavi di casa. La donna, dopo essersi rinchiusa nel bagno, è riuscita a chiamare i carabinieri, che hanno prontamente tratto in arresto l'autore dell'aggressione, L.C. La donna, comunque, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Adesso il giovane potrà mettersi il cuore in pace, dato che sarà impossibile per lui farsi dare le chiavi della
sua cella, dove si spera passerà un bel po' di tempo. Guardia di Finanza scopre officine abusive. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto 6 officine totalmente sprovviste delle autorizzazioni necessarie. Le officine, situate tra i comuni di Palermo, Altavilla Milice e Lascari, non risultano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. Le imprese erano però molto attive nel mercato locale. Tutte le attrezzature sono state sottoposte a sequestro. In più, per un autolavaggio si è proceduto al sequestro anche del contatore dell'Enel, perché il responsabile si sarebbe allacciato illegalmente alla rete elettrica. L'uomo è stato quindi segnalato anche all'autorità giudiziaria per furto d'energia elettrica. Palermo, inaugurato il primo liceo coreutico. È stato inaugurato presso l'Istituto Regina Margherita di Palermo il primo liceo coreutico dedicato all'arte della danza e alla musica, che partirà da settembre prossimo. Questo nuovo indirizzo, nato dalla riforma dell'ex ministro Gelmini, sarà la scelta perfetta per chi trova nella danza una vera e propria passione. L'accesso a questo nuovo corso di studio avverrà tramite una selezione. Gli studenti verranno esaminati da un docente dell'istituto e da un membro esterno proveniente dall'Accademia Nazionale di Danza di Roma, che sarà partner del Regina Margherita e punto di riferimento costante durante tutto il percorso scolastico dei giovani allievi. Questo programma è stato offerto da giornata, carissimi affezionati ad ilmeteo.it, previsioni per venerdì 28 marzo 2014. Persefone si allontana verso est e al suo seguito venti da nord e nord-ovest iniziano a pulire i cieli su gran parte delle regioni del nord e del centro. Ecco il dettaglio: al nord torna il cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte delle regioni, qualche nube in più e associata a qualche piovasco potrà interessare ancora la bassa Romagna. Al centro bel tempo in Sardegna e sulle regioni tirreniche, ancora molte nubi sui versanti adriatici con piogge sparse localmente alternate a delle schiarite. Migliora ovunque entro sera. Al sud molto nuvoloso con piogge locali temporali sulle coste tirreniche della Calabria e piogge anche in Campania. Vedete nel pomeriggio precipitazioni sparse alternate a schiarite anche sul resto delle regioni, ma migliora ovunque entro sera. La neve cadrà debole sugli Appennini oltre i 1300-1600 metri, venti che iniziano a soffiare dei quadranti nord-occidentali su tutti i nostri mari, minime che non subiscono variazioni e saranno comprese tra i 5 e gli 11 gradi su tutte le regioni. Di giorno avremo temperature più miti, 16-20 gradi al nord, 13-19 gradi al centro e fino a 10-17 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questa previsione vi invito caldamente a visitare il nostro sito ilmeteo.it, ma fatemi il piacere, diffidate dalle brutte imitazioni. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 28 dicembre. Si ricorda Sant'Antonio di Lerain. Il nome Antonio è di probabile origine etrusca. Diverse le ipotesi sul suo significato: colui che fronteggia i suoi avversari, ma anche inestimabile. Dice il proverbio: famiglia numerosa, famiglia generosa.
Sono nati oggi Denzel Washington, Michel Petrucciani, Sienna Miller. Il 28 dicembre 1065 viene consacrata a Londra l'abbazia di Westminster. La chiesa gotica, sede delle incoronazioni e della sepoltura dei monarchi britannici, è riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Il 28 dicembre 1895 a Parigi i fratelli Lumière organizzano la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento. È la nascita del cinema. Infine, il 28 dicembre 2008 chiude i battenti l'ultimo produttore di videocassette. Il formato VHS, che a partire dagli anni 70 aveva dominato il mercato dell'home video, va in pensione dopo 33 anni di vita. Milan Kundera ha detto: per vedere l'infinito basta chiudere gli occhi. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 29 marzo. Ariete, quando una porta si chiude davanti a noi precludendoci delle possibilità, spesso simultaneamente se ne apre un'altra, siatene certi. Valutate con attenzione le nuove possibilità che vi si schiudono, anziché rimanere ancorati al vecchio. Toro, il weekend è ormai arrivato, date il via ad attività di tutto relax. Telefonate agli amici, che ne dite di invitare quelli più simpatici? Sarete apprezzati dai vostri compagni per dinamicità e spirito d'iniziativa. Vi sentirete avvolti dal loro affetto. Gemelli, in attesa di concretizzare progetti più grandiosi, datevi da fare, realizzate i programmi che avete a portata di mano e vi piacciono particolarmente. Non rimanete con le mani in mano, tirate acqua al vostro mulino anche con piccole iniziative. Cancro, se avete deciso di partire per un viaggio verso lidi lontani, vivrete con entusiasmo l'eccitazione di conoscere luoghi e persone nuove. Un viaggio è una scoperta di nuovi posti, ma anche di ciò che essi provocano alla nostra mente e al nostro cuore. Leone, faticherete a concentrarvi e vi sentirete più fragili del solito. Avrete però felici riscontri dagli interessi che arricchiscono la vostra vita. Con l'energia di Marte in bilancia poi avrete la possibilità di mettervi in luce sul lavoro. Vergine, la luna in pesci in opposizione al segno vi renderà irritabili e impulsivi. Non raccogliete provocazioni, non agite sull'onda dell'impulsività. Non riuscirete a trovare la necessaria concentrazione per svolgere i vostri compiti, dunque fatevi aiutare. Bilancia, Marte nel segno amico di Venere. Cercherete di creare un equilibrio tra il bisogno di essere voi stessi e la capacità di gestire il rapporto con gli altri. In molti apprezzeranno il vostro approccio diretto, rilassato ed impreziosito da un bel sorriso. Scorpione, considerando la problematica quadratura di Saturno e Venere, l'andamento delle questioni di cuore potrebbe subire una battuta d'arresto. Sarete bloccati dall'insicurezza e soprattutto dall'orgoglio, che potrebbe creare tensioni con il partner. Sagittario, l'umore sarà tutt'altro che accomodante, colpa della luna in pesci ma anche di Nettuno, che creando ostacoli ai vostri programmi vi stizzisce. Se non volete arrivare ferri corti con una persona che vi sta particolarmente a cuore, moderate le parole. Capricorno, una persona interessante di spessore in un primo momento si mostrerà interessata a voi, poi si eclisserà senza dare alcuna spiegazione. Mantenete la calma e state certi che riuscirete a cavarvela anche contando sulle vostre forze. Acquario, se le persone care avranno delle reazioni tiepide alle vostre entusiasmanti proposte, annotatele comunque sulla vostra agenda. Guardare le persone intorno da una prospettiva più consapevole e matura non può che farvi bene. Pesci, in coppia con Mercurio, la luna in pesci è in sintonia anche con Saturno, ne scaturirà una proficua combinazione di senso pratico e sensibilità. Nelle questioni importanti, utilizzando il vostro carisma, saprete imporvi senza necessità di conflitti.